È stata presentata alla stampa, nella sala Cirillo di Palazzo Matteotti, l'attività di formazione destinata a una delegazione dell'Università Al-Quds di Gerusalemme, nell'ambito del programma Le ali della Colomba. Finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano e promosso dalle province di Napoli, Roma e Milano, in collaborazione con la Fondazione IDIS Città della Scienza e con l'organizzazione non governativa CIS Cooperazione Internazionale Sud-Sud e la comunità palestinese di Napoli. Buongiorno a tutti, sono innanzitutto vorrei portarvi i saluti del Presidente della provincia di Napoli. Assessore del Giudice, la provincia di Napoli, quella di Roma e di Milano organizzano questo corso di formazione riservato alle popolazioni di Gerusalemme Est per esportare il modello di pari opportunità in quelle terre sfortunate. In che cosa consiste l'iniziativa? Esatto, questo è un progetto importantissimo, sono felice di aver ospitato oggi la comunità palestinese coinvolta appunto in questo progetto, supporto alle donne palestinesi, alla comunità palestinese di Gerusalemme Est, azioni per lo sviluppo della condizione femminile. Quest'area di Gerusalemme Est è un'area purtroppo massacrata e tuttora occupata dai militari israeliani sin dal 1967, quindi isolata dal resto della Cisgiordania, ed è per questo che queste donne hanno la necessità di avere il supporto anche delle istituzioni a livello internazionale. Il progetto è finalizzato allo scopo di fornire alle donne palestinesi tutti gli strumenti necessari affinché possano migliorare non soltanto la loro condizione, ma anche quella dell'intera comunità palestinese. Sette giorni di formazione, oltre 20 seminari ed incontri ed una mostra fotografica, colori, fragranze e realtà. Nell'ambito di questo programma, che si svolgerà dal 7 al 13 di luglio, ci sarà in contemporanea una mostra che sarà ospitata a Città della Scienza da oggi e per tutto il periodo, che è una mostra che riflette appunto lo sguardo delle donne in una città occupata. Ci dice le caratteristiche della mostra? È aperta a tutti, l'orario? È una mostra che ospita oltre 100 foto, dei quadri e delle installazioni, molto interessante, è curata da Rana Bishara, che è una visual artist, e sarà visitabile appunto tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 17. L'ingresso è gratuito. Il programma della formazione napoletana sarà incentrato sulla questione dell'eguaglianza di genere ed in particolare sull'egalità e lotta alla violenza sulle donne, politiche sociali, attenzioni alla maternità, imprenditoria femminile, politiche di sussidiarietà, ricerca, politiche culturali, università e formazione. Il progetto è molto importante. Perché dà una importanza soprattutto alla società palestinese di Gerusalemme, e soprattutto è rivolta alle donne. Le donne che soffrono molto di abbandono, sia sociale, sia culturale, sia anche politico. E loro pagano di più di tutti gli altri l'età, che il problema di essere sotto occupazione. L'unico membro della famiglia o il maggior membro della famiglia che cerca di risolvere i problemi familiari. Per la società palestinese e soprattutto per la società di Gerusalemme questo progetto è molto importante. Perché è finanziato dalle province italiane, Napoli, Milano, Roma. Provincia di Napoli, provincia di Roma e quella di Milano. L'appoggio e il sostegno del popolo italiano è molto importante, anche delle istituzioni italiane. E questo è un progetto importante perché dà forza alla società di Gerusalemme e fa uscire come vivono la popolazione di Gerusalemme. Noi abbiamo di questo partner o il partenariato con la società italiana per cambiare questa società e il modo di vivere. Sarà una formazione itinerante che coinvolgerà, oltre alla città di Napoli, anche i comuni della provincia.